Siamo per certi versi in argomento. Per quanto riguarda la sicurezza, ci spostiamo invece all'interno del carcere di Marassi, parliamo di questioni riguardanti polizia penitenziaria. Intanto salutiamo in diretta il nostro telegiornale Michele Lorenzo, segretario regionale del SAP, Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i suoi telespettatori. Allora, il reparto cinofili della Polizia Penitenziaria è rinvenuto nelle ultime ore, negli ultimi giorni, droga all'interno del carcere di Marassi. Voi dite che è necessario mettere al primo posto la sicurezza. Complimenti per l'intervento, però insomma, a noi lascia un po' perplessi che all'interno di una struttura carceraria ci possono essere e talvolta telefonini, come mi pare anche in questo caso, ma soprattutto droga. Che si può fare per evitare questo? Poi complimenti, insomma, per l'attività di repressione. Grazie per i complimenti, anche se la sete di sicurezza, come in questo caso, si dimostra inesauribile. Come si può fare? Si può fare sicuramente. Genova è un'icona di carcere dove abbiamo un muro di cinta che costeggia il famoso carcere di Marassi. Quello è un punto strategico e vulnerabile dove praticamente i familiari dei detenuti lanciano al di là del muro dei pacchettini contenenti appunto droga. Sono famose Purtroppo le per urla, le chi chiacchierate anche notturne, no? è vero, è vero, è vero, è Fanno vero. storia. Infatti, è diventato anche folcloristico, Sì, beh, insomma, certo, per per il certo. tema. Finché sono Infatti, parole, rimane folklore, certo. no, rimane fuori. Il resto purtroppo è pericoloso perché può essere di tutto. Purtroppo noi abbiamo lamentato e continuiamo a lamentare, per questo noi inneggiamo alla sicurezza. Innanzitutto un reparto cinofilo antidroga fisso in Liguria, perché queste operazioni devono essere sì repressive ma devono essere anche preventive. E quindi i cani antidroga anche ai controlli dei familiari che accedono per i colloqui. Più personale addetto ai cortili passeggio, dove in estate maggiormente il detenuto giustamente fruisce di ora d'aria con più assiduità. Quindi noi abbiamo attualmente un solo collega che controlla due cortili passeggi. Va da sé che la sicurezza scema in questo modo. Questo è frutto di una politica verticistica sbagliata. Ci siamo inventati questo servizio dinamico a cui il SAP è contrario perché lede totalmente il concetto sicurezza. Un agente che controlla più posti di servizio contemporaneamente va da sé che lascia un buco a disposizione di chi è propenso a delinquere. Quindi sicuramente più sicurezza, sicuramente più personale. I numeri parlano in rosso. Marassi dovrebbe avere un organico di 455 agenti di polizia penitenziaria, ne ha soltanto 336. In compenso non si Questi scherza per il centri. sovraffollamento. Sì, esatto, va in controtendenza. Dobbiamo dire che attualmente i numeri stanno dando ragione a questa politica di scarcerazioni. Infatti il carcere deve essere deflattivo, ma deve essere riservato solo a coloro che sono un allarme sociale. Beh, però lei sa che già dati e precedenti dimostrano che poi a volte si ritorna, eh? Quindi, insomma, E a volte no. il Già famoso ci tornello. abbiamo, come dire, vissuto già una fase di questo tipo, però Abbiamo già vissuto una fase di questo tipo ed è stato dove c'è stato lo effettivamente un svuotamento e poi di nuovo lo stato effetto d'emergenza. boomerang si è avuto. Quindi i 118 agenti che mancano pesano sul settore sicurezza interno. Quindi maggiore attenzione per la sicurezza, maggiore personale di polizia penitenziaria e sicuramente mezzi e strumenti che Marassi attualmente per controllare non ha. C'è un solo agente, questo è un altro dato che noi abbiamo più volte criticato, un solo agente che controlla i famosi pacchi che devono accedere a favore dei detenuti e anche il personale che deve controllare l'enorme mola di familiari che accedono per i colloqui, parliamo mediamente di 100-130 familiari per ogni tornata, sono insufficienti a poter fare un controllo assiduo e ben fatto. Grazie a Michele Lorenzo, segretario regionale del SAP, che così ci ha fatto capire anche un po' quali sono più da dentro le dinamiche di questa situazione.